Salve Erika a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Anton99 e oggi commentiamo il primo post partita di Brescia-Palermo 1-0. In realtà non volevo neanche commentare. All'inizio, ad onor del vero, avevo delle buone sensazioni prima del gol di Adorni all'89esimo e in realtà anche durante il secondo tempo. Ma prima di commentare tutto, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento a fine video per leggere il vostro pensiero e vi ricordo come sempre di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre presenti su tutti i miei contenuti. Allora, partiamo dal primo tempo. Il primo tempo devo dire che non mi è neanche dispiaciuto da parte del Palermo, perché ha giocato questo 4-3-3 insieme a un Brescia con una formazione molto bella da vedere anche dal punto di vista proprio del gioco, e si è visto comunque francamente un paio di cose che ad esempio il Palermo non ha fatto. Allora, sicuramente una cosa non cambia da 3 anni a questa parte: gli infortuni. In bocca al lupo a Gomis, che alla mezz'ora del primo tempo si è infortunato ed è entrato al suo posto De Planche, che poverino si è dovuto assoppare 2 gol all'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Quindi la sfiga dell'infortunio. Ma oltre a questo, c'è da dire che nel primo tempo, i primi 5 minuti, tutte e due le squadre hanno giocato un po' così così. Poi nel primo quarto d'ora, diciamo che il Palermo ha iniziato a giochicchiare un po' di più, e devo dire che mi aveva anche sorpreso anche dal punto di vista dell'esecuzione, della rapidità in cui si facevano i passaggi. Peccato che c'era un piccolo problema: questa squadra non tira, e quando tira purtroppo tira in cielo. E abbiamo un grosso problema da questo punto di vista, e alle volte facciamo anche quel passaggio di troppo che non serve assolutamente a niente se non a ingarbugliarci un po' nelle gambe della difesa avversaria. Tant'è che noi con il Brescia abbiamo fatto una fatica assurda a mantenere il pallone sul fronte offensivo. Tuttavia, comunque è stato un primo tempo abbastanza equilibrato, anche il Brescia ha avuto le sue occasioni, anche se non sono fioccate così tante rispetto a quelle del secondo tempo. Il secondo tempo, fino tipo all'88esimo, stavo per dire: se ci portiamo a casa, cioè dentro di me pensavo: ok, se ci portiamo a casa uno 0-0 del genere, dobbiamo ringraziare la Madonna di averlo portato a casa, perché francamente di quel Brescia meritava il vantaggio nel secondo tempo da un bel po', detto onestamente. In realtà il Palermo poi nel secondo tempo non ha praticamente giocato. C'è stata un'azione di Di Mariano in area di rigore che non ha praticamente concretizzato, non seguendo neanche il movimento dei suoi compagni, mentre ha seguito molto bene il movimento inverso che gli ha fatto fare Dijkman all'ultimo per il gol poi dell'1-0. Qua non voglio incolpare ovviamente a Di Mariano, qua proprio la colpa è di tutti, perché dico, ti trovi ad un punto che stavi per portare a casa un pareggio, che ci poteva anche stare in realtà, perché stiamo sempre parlando della prima partita di campionato, è giusto neanche dare tanti giudizi. Però certo, partire già con i primi 3 punti regalati al Brescia, ora non oso immaginare poi con Pisa e Cremonese, che sono le altre 2 partite che giocheremo ancora una volta in trasferta, cosa succederà. Io mi aspetto ovviamente dei miglioramenti e soprattutto degli interventi da parte di De Sanctis sul calciomercato, perché Lunda ha giocato male, molto male, è andato molte volte a farfalle. Nicolau stava facendo una partita da 6, però poi nel secondo tempo è andato completamente in palla ed ha fatto una partita da 5. Ne del Charu, lasciamo stare. Cioè, il centrocampo poi molto spesso è stato troppo lezioso, cioè si faceva troppo bello il Palermo in alcune occasioni, quando in realtà bisognava concretizzare. Infatti poi Brunori è rimasto molto spesso solo, non accompagnavano molto bene l'azione, anche quando i cross spioventi in aria potevano essere realmente delle azioni da gol. Ci sono tante cose su cui lavorare, soprattutto una cosa che volevo dire in questo video: stoppare il pallone. Il Palermo nei primi 5 minuti, anche in Brescia in realtà, ha stoppato male un sacco di palloni, però poi nel corso della partita davvero tantissimi errori anche in fase di disimpegno. Spero che insomma dalla prossima gara si possa vedere un Palermo più pimpante, che magari possa essere leggermente più concreto lì davanti e magari fare poche cagate in fase difensiva, perché già i primi 3 punti li abbiamo dati. Perché il Brescia comunque ha giocato, ha fatto bene. Nel secondo tempo non ci hanno fatto vedere palla, se non in un'occasione che vi ho detto prima. Per il resto, ragazzi, ditemi la vostra, questo è il mio punto di vista. E detto ciò, noi ci becchiamo ad un prossimo video. E sempre, forza Palermo, nel bene o nel male. Ciao!